Un punto a due giornate dal termine è un bottino che soddisfa metà la Feralpi Salò. Nella sfida verità dello stadio Lino Turina con l'Andria, vincere la paura che blocca le gambe e la testa dei ragazzi di Remondina, più inclina a non commettere errori che giocare con la spensieratezza delle ultime giornate. Nella sfida tra le quintultime della classe la posta in palio era altissima. Inizio di gara promettente con un botte risposta davvero emozionante. Al quarto è D'Alessandro a mettere i brividi a Branduani con un diagonale fuori bersaglio. Sul capovolgimento di fronte Tarana semina il panico in area dell'Andria, ma il servizio per Bracaletti viene sventato in extremis da un avversario. La gara dopo un avvio frizzante si spegne con il passare dei minuti. Poco dopo il ventesimo, episodio dubbio in area di rigore dell'Andria con Bracaletti e compagni che chiedono un calcio di rigore per atterramento di Montella in piena area, l'arbitro sorvola. Alla mezz'ora la Feralpi Salò prova a dare un'inerzia positiva alla partita con Drasce che di testa impegna severamente Rossi. In chiusura di prima frazione ancora Bracaletti a provare la via della rete, ma la sua conclusione si spegne sul fondo. La ripresa si apre con un copione già visto, occasione da gol per l'Andria e subito dopo la risposta dei padroni di casa. Trascorrono due giri d'orologio e Gambino di testa impegna Branduani, mentre un minuto più tardi Rossi vola plasticamente a deviare sopra la traversa un siluro di Castagnetti. Il duello tra i due si ripete poco più tardi al quarto d'ora della ripresa, botta del centrocampista con indosso il numero 4 e parata del giovane estremo con il numero 1. L'occasionissima per la vittoria della Feralpi Salò capita sui piedi di Defendi. L'attaccante entrato al posto dell'infortunato Camilleri da pochi passi spreca malamente un ottimo servizio di Cortellini e nel finale ancora Defendi ci prova da lontano ma è facile la presa di Rossi. Termina così con un punto a testa che rimanda a qualsiasi verdetto a domenica prossima quando lo stadio Lino Turina arriverà al Frosinone già con la salvezza matematica in tasca. Ma il punto è da considerarsi come un passo verso la salvezza.